Mi sento bene, sto ancora recuperando le forze, mi sto allenando, sono andato al mare, mi sto rilassando con mia figlia, me la sto godendo dalla mattina alla sera e adesso sì, io mi ricarico così e poi mi ricarico a casa mia, in Puglia, con il mio mare, con il mio pesce buono, con i miei amici di sempre, con i miei parenti, quella è la mia ricarica più bella. Un bilancio su questa prima stagione che ti vede poi riconfermata anche per il prossimo anno. Io sono generalmente una che non si rilassa mai sugli allori, anzi io ho paura quasi del troppo riconoscimento, perché poi io mi sento in dovere di dare ancora di più, perché, responsabilizzata. Sì, quindi io sono fatta così, però c'è una parte di me che è un po' più rilassata, che comunque è felicissima. Io non riesco a volte neanche ad essere, vorrei essere dietro a tutto, vorrei ringraziare tutti, vorrei dire a tutti quello che penso, quello che a volte piango, mi commuovo perché è troppo quello che sento, a volte non ne parlo perché mi sale una cosa proprio nel nodo in gola e sono grata alla vita e grata alle persone che mi hanno permesso di farlo e grata alle persone che tutti i giorni guardano il programma, che mi hanno scritto i messaggi, che sembra che li pago, ma io non vi giuro, cioè dico, a volte mi imbarazzano perché non so cosa rispondere e sono felice. Prova superata, vista l'eredità che era comunque impegnativa. Io ho fatto il mio, sì, io certo. Ho fatto quello che sono, non sono una presentatrice e sto imparando un mestiere nuovo, quindi ho fatto quello che mi piace fare, in maniera anche molto, come dire, istintiva, spontanea, quindi quest'anno faremo ancora un lavoro ancora più ricco di varietà, di momenti appunto di sketch, di cinema, in questi inserti qua prenderanno ancora più corpo e poi io sto imparando un mestiere, sto andando all'università proprio, sto imparando un mestiere, quindi devo ancora imparare tanto, devo fare ancora tanta strada. Quest'anno tu sarà un tuo programma, tutto tuo, nel senso che non dovrai più pensare all'eredità ricevuta l'anno scorso. Sì. Quindi ti sentirai paradossalmente un po' anche più libera di osare, anche perché viene da un'esperienza di un anno tua, no? Sì, più libera. Più che libera, io mi sento che farò ancora più lavoro. Cioè mi sento che farò ancora, ma sono stimolata da questo. Cioè so che comunque, come dire, come sempre uno si fa il famoso mazzo, perché è una trasmissione impegnativissima, però ti ripaga. Cioè l'impegno anche grande viene ripagato dal riconoscimento della gente, quindi mi dovrò impegnare ancora più. Paradossalmente quest'anno sarà ancora più difficile dell'anno scorso. Invece, al contrario. Probabilmente sì, esatto. Ma io non mi ricordo se ho letto la nostra indagine, ma Ciacci. Sì. È vero che ha lasciato un Cucciolotto, l'avrai ancora come compagno di avventura? Guarda, è un momento in cui ancora non c'è niente ufficiale, quindi stiamo lavorando su questo. Buon lavoro allora. Grazie. Grazie. Grazie.